una contrarietà, era interessato ad andare al Quirinale al posto di Mattarella. E ovviamente ogni parola del Presidente del Consiglio è stata analizzata a questo riguardo. Ma forse le parole più importanti che non sono state risposte a maggioranza divisiva avrebbe avuto ripercussioni sul governo, sul prosieguo dell'attività di governo nell'ultimo tratto della legislatura. E Draghi ha detto: mi pare difficile immaginare un'elezione del capo dello Stato a colpi di maggioranza, quindi con una opposizione e poi tutti insieme che tornano a fare lega in maggioranza di governo, la parola lega è casuale. E allora che cosa può succedere? È ovvio che proprio da centrodestra arrivino in realtà considerazioni opposte. La capacità di Draghi è stata decisiva